Oggi e domani ai presidi per lo screening di Fano e Marotta si aggiunge anche quello di Colli al Metauro. Il quarto punto è stato individuato al ristorante La Tagliata per facilitare l'accesso ai test, gratuiti e su base volontaria, ai cittadini di Cartoceto e Monbaroccio. È utile come punto di riferimento? Certo, sì, devo dire che è stato facile arrivare, quindi è stata ben pensata come cosa. Anche voi in fila per sottoporvi al test? Sì. Per proteggermi personalmente, saperlo e anche per non infettare gli altri se per caso fossi positiva. Il primo ad arrivare questa mattina è stato il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che ha ringraziato la regione, i sanitari, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Sindaco, anche lei questa mattina ha dato il buon esempio. Il buongiorno è il buon esempio. Sì, ho cominciato io. Sentivo il dovere di farlo perché devo essere un esempio e spero che tanti possano fare il tampone oggi. Oggi e domani alla Tagliata, nonché alle altre sedi di Fano, Codma, Palestra Venturini e il Bossodromo di Marotta. Importante. Ora abbiamo una location un pochettino diversa e ringrazio i proprietari del locale perché con umiltà e serietà, oltre che con professionalità, ci ha messo a disposizione un posto tattico, anche perché rimane a metà strada fra Monbaroccio e Cartoceto per dare assistenza anche agli anziani dei nostri borghi. Punto fondamentale perché queste persone facevano difficoltà a raggiungere le sedi di Fano. A sottoporsi al test anche il primo cittadino di Cartoceto, Enrico Rossi. Lo screening di massa, detto sindaco, non è la soluzione per debellare il virus, ma una grande opportunità offerta dalla regione insieme all'ASUR che deve essere colta. Pur trattandosi di una fotografia puntuale, perché ovviamente lo screening ci dà esattamente la cartina del tornasole di quella che è la situazione ad oggi e che potrebbe ovviamente evolvere e mutare, ma sicuramente è un'opportunità molto molto grande per cercare di contrastare la circolazione subdola e anche inconsapevole, aggiungerei, del virus. Una preoccupazione, probabilmente pochi ragazzi si sono ancora sottoposti al test, forse per un timore individuale, forse perché magari la propria compagnia, il proprio gruppo ha deciso in questo senso. Davvero, l'invito è quello di partecipare numerosi e proprio ieri ho fatto un post anche un po' scherzoso, un po' ironico, dicendo e invitandoli, ci andiamo insieme, purché questo test si faccia e soprattutto lo facciano anche i giovani che magari nella stragrande maggior parte delle volte possono essere per l'appunto portatori inconsapevoli del virus. L'orario per eseguire i tamponi anche per la giornata di domani sarà dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle ore 19. Speriamo che l'affluenza sia tanta, con me ho due postazioni con quattro operatori sanitari, con quattro infermieri, io sono la biologa e speriamo che dia bei frutti come le altre giornate che ho fatto. Lei è appena uscito, si è sottoposto al tampone? Sì. Come è risultato il test? Negativo. Negativo. Più tranquilla adesso? Sì, un po' più tranquillo, sì. Come mai avete deciso di partecipare? Si è deciso perché la situazione non è granché, quindi un controllo in più fa sempre bene. Anche per lei è la stessa cosa? Certo, per noi e per gli altri, per chi ci sta vicino, soprattutto. Ci sono pochi giovani, secondo voi, che si sottopongono in questi giorni ai tamponi? Ancora è presto, qui fortunatamente in 2 giornate si spera che siano numerosi. Però i giovani sono un po' restii. Questo sito, come ci spiega l'assessore Marco Spinaci, autista del 118, potrebbe essere utilizzato nei prossimi mesi per la vaccinazione. Spinaci, che si è sottoposto al tampone nei giorni scorsi, si è anche vaccinato. Al di là dello screening vero e proprio, questo sia proprio, possa essere il banco di prova per la vaccinazione, perché la vaccinazione che interesserà tantissima gente e quindi questo diciamo che sicuramente può servire per testare quelle che saranno poi anche le problematiche che verranno fuori, perché l'afflusso sarà notevole, quindi bisognerà programmarsi in maniera molto precisa e questo sicuramente aiuterà tanto.